Squadra in campo, come diceva Civoli, con i nuovi allenatori, Colomba per il Napoli, Ventura due giorni fa sulla panchina del Cagliari al posto di Sonetti. Ed è il Napoli a partire subito di gran carriera, sfruttando anche il terreno che non ha assorbito il temporale pomeridiano. Questo gol viene annullato, questo invece è valido. Ferrarese da destra, Stellone al centro e sono passati soltanto due minuti. La reazione è affidata a Cammarata, che con Carrus ed Esposito è stato il migliore del Cagliari. Qui segna il pareggio. Sono passati soltanto, è passato 17 minuti dall'inizio della partita. Cammarata ha segnato il gol del pareggio. Poi nuovo disastro difensivo del Cagliari. Floro Flores sfrutta l'errore tra Cudini e Pantanelli e raddoppia. 2-1 per il Napoli. Qui Suazo tenta due volte su calcio di punizione, ma Mancini risponde bene. Passiamo alla ripresa con le immagini montate da Renato Cocco. Qui Mancini ritarda troppo il rinvio e l'arbitro Palanca fischia una punizione a due in area. Interviene l'arbitro, blocca il gioco e adesso vedrete Suazo che va sulla palla e spara una bordata violenta al lato. Comincia il valzer delle sostituzioni, Langella al 30° ed è la carta vincente di Ventura, eccolo al 37° segna in questo modo il gol del pareggio. Queste le azioni più significative di questo Cagliari-Napoli. Finora possiamo dire che il Cagliari ha messo in campo l'esperienza maturata l'anno scorso, il Napoli cerca di giocare più velocemente sulle fasce, meglio il Napoli nel primo tempo, il Cagliari ha perso un po' di tempo a cercare le quadrature e poi ha trovato il gioco che è valso a questa squadra il pareggio, un pareggio sostanzialmente giusto. Vedremo nelle prossime di campionato come queste squadre assesteranno meglio soprattutto la difesa del Cagliari e il centrocampo del Napoli.